La famosa Bibbia di San Luigi, il libro d'ore di Giovanna I di Castiglia, detta la pazza. Questi sono solo alcuni dei preziosi antichi manoscritti, le cui edizioni quasi originali saranno esposte a Vienna dal prossimo martedì. L'arte della perfezione è il titolo della mostra di facsimili che la casa editrice Moleiro porterà alla Biblioteca Nazionale Austriaca. Barbara Krenn ha visitato la casa editrice e ha intervistato l'editore. Qui è dove si realizzano i quasi originali delle opere maestre della miniatura medievale. Aprendo queste edizioni, sembra persino di poter percepire il tipico odore che acquisiscono i manoscritti con il passare del tempo. La casa editrice spagnola di arte Moleiro è conosciuta in tutto il mondo per i suoi facsimili, o più esattamente per i suoi quasi originali, manoscritti, carte e atlanti di rilevanza storica e artistica che devono evadere dalla loro prigionia nei musei. Grazie alle loro riproduzioni, un pubblico più ampio potrà ammirarli. Senza dubbio, il manoscritto che più mi è piaciuto riprodurre è la Bibbia di San Luigi. Il quotidiano inglese The Times si riferì ad essa come una pinacoteca rilegata. 4.887 storie bibliche dipinte. È inimmaginabile come sia stato possibile realizzare un'opera simile. Opere di questo genere esistono solo ed esclusivamente nel contesto cristiano. Né l'Islam né il giudaismo, nessuna religione, nessuno possiede un'opera di tale grandezza. E anche tra le opere cristiane, la Bibbia di San Luigi è unica. Un'opera di questa envergadura, e tra gli stessi cristiani la Bibbia di San Luigi è una. Ma non meno importante è il Codice di Girona, denominato Beato di Girona. Il monaco spagnolo Beato di Liebana terminò il testo originale alla fine del secolo VIII. L'esemplare di Girona è datato al secolo X. Se consideriamo tutti i beati, il Beato di Girona è probabilmente uno dei 5 manoscritti più importanti che esistano. È un'opera fondamentale nella storia della miniatura europea. Le illustrazioni sono dell'anno 970 e rappresentano tutto il ciclo dell'Apocalissi. Tuttavia, il Beato è molto di più, poiché raccoglie tutta la storia e la vita di Cristo che non è presente in altri manoscritti. Tutta la storia e la vita di Cristo che non sta in altri manoscritti. Il Beato elaborò questo commentario per inculcare e rendere alla memoria la fede tramandata e in gran parte andata persa in Spagna. Diversi secoli prima, durante il Concilio di Calcedonia tenutosi nel 451, la Chiesa cattolica aveva stabilito per iscritto la sua fede in Gesù Cristo. Secondo tale definizione, Gesù Cristo era Dio e uomo al tempo stesso. Il concetto di Cristo come vero uomo era probabilmente la nozione predominante ai tempi del Beato, ma non altrettanto il concetto di vero Dio. Ciò che predicavano i pionieri del cosiddetto adozionismo era infatti che Cristo fosse un semplice uomo adottato da Dio. Quando giunse nella Spagna cristiana, l'allora arcivescovo di Toledo, Elipando, sviluppò questa dottrina teologica nel contesto dell'espansione del cristianesimo. Essa ottenne un'ampia accettazione grazie ad alcune condizioni sociali, politiche ed economiche che erano terreno particolarmente fertile per la sua diffusione. Dobbiamo infatti ricordare che allora vi era una Spagna cristiana ed una Spagna musulmana e che la Chiesa cattolica voleva stabilire una convivenza
convivenza pacifica con l'Islam. Per questo accettava anche determinati compromessi, soprattutto al sud della penisola iberica. Fu là che la dottrina dell'adozionismo trovò resistenza politica, generata dai tentativi di potenti e aristocratici di entrambe le parti di approfittare di questa teoria teologica che tanto si era diffusa nel popolo. La riproduzione di un manoscritto come il Codice di Girona implica un processo produttivo articolato in molte fasi. Uno dei principali ostacoli è ottenere esattamente gli stessi colori dell'originale. Si fanno prove su prove e si confrontano con l'originale per poi realizzare nuove stampe. Affinché la replica sia esatta, deve coincidere completamente con l'originale per misura, forma e struttura, così come per le imperfezioni e qualsiasi altro difetto visibile. Questo codice presenta alcune peculiarità. Vi sono pagine che devono essere cucite singolarmente ed essere rilegate in modo eccellente perché vengono stampate su una carta molto simile alla pergamena. È davvero sorprendentemente simile alla pergamena. È abbastanza difficile riuscire a farlo, ma alla fine si tratta della bellezza della copia. Manuel Moleiro pubblica 987 copie, numerate una ad una, di ognuno dei manoscritti selezionati. L'editore stesso visita continuamente biblioteche, musei e archivi di tutto il mondo in cerca di queste opere uniche del Medioevo. È davvero un viaggio nella storia. Molti manoscritti descrivono come vivevano le persone a quei tempi, ad esempio nei secoli XI, XII o XIII. Ci consentono di vedere che aspetto avevano le cattedrali, cosa indossavano le persone, come vivevano, cosa mangiavano, cosa pensavano e persino cosa sentivano. Credo che questi manoscritti siano una traslazione della vita di allora nel presente. Della vita di quel momento al momento attuale.